ma è un sacrificio molto oneroso, perché molti deputati non sanno neanche dove ricevere le persone che, vengono qui per questioni connesse al loro mandato istituzionale. Quindi non è vera la favola, il racconto purtroppo alimentato da una stampa qualunquistica, da giornalisti che fanno della disinformazione la loro missione professionale. Sono state fatte molte cose, non sufficienti. Andiamo avanti, per questo noi voteremo questo emendamento analogo nel dispositivo, non nella premessa, al nostro, volto appunto alla armonizzazione a livello europeo delle indennità e dei servizi. Grazie, deputato Melilla. Deputato Cirielli. Signora Presidente, colleghi, ovviamente il tema proposto da quest'ordine del giorno, come già si è visto, suscita una valutazione di carattere generale. Volevo dire che il nostro gruppo voterà favorevolmente, ma ci teniamo a chiarire la nostra posizione, perché è un tema su cui la demagogia risulta essere facilitata anche da poteri esterni al Parlamento, che in qualche maniera in questi anni agiscono per delegittimare la rappresentazione, la rappresentanza popolare, ed evidentemente per delegittimare la democrazia. Io mi trovo molto con quello che ha detto il collega di Sinistra Italiana, Melilla, e tuttavia credo che qualche brevissima valutazione me la consentirà. Noi riteniamo che lo stipendio dei parlamentari sia innanzitutto da ancorare all'andamento economico del Paese, oltre che a standard europei, perché è evidente che anche in base alle performance di una nazione, che derivano anche dall'impegno parlamentare, può essere giudicato complessivamente l'operato di un Parlamento, del parlamentare. Ma è evidente che negli ultimi anni, anche per effetto di leggi spinte dall'esterno, elettorali, che hanno voluto sempre di più far diventare il parlamentare una sorta di persona che vota, un impiegato del voto, ed ecco poi le polemiche demagogiche sui mesi di vacanza, i giorni di vacanza. Un vero parlamentare lavora soprattutto a rappresentare il popolo e lavora soprattutto sul territorio, ma giacché non ci sono più le preferenze, giacché non ci sono più i collegi, i parlamentari sono nominati a livello nazionale, non rappresentano più il popolo, sono deboli, sono facilmente colpibili dai mezzi di informazione che, guarda caso, non sono neutri in Italia, perciò siamo i 77esimi nel mondo come libertà di stampa, perché sono frutto di un asservimento a potentati finanziari ed economici che sono gli stessi che in qualche maniera giornalmente delegittimano la politica per appropriarsi del potere della rappresentanza. Allora per noi il problema del costo della politica, del costo della democrazia, del costo dei parlamentari è un problema di qualità, non di quantità. Allora dobbiamo dare servizi adeguati e meno soldi, ma poi quando i parlamentari, anche grazie a una nuova legge, torneranno a essere parlamentari rappresentanti del territorio, riteniamo che il problema della remunerazione debba essere coerente e intelligente. Non ci dimentichiamo che la grande battaglia per le indennità ai parlamentari è una grande battaglia del Novecento del Partito Socialista contro le lobby dei potenti, dei ricchi, che serviva a consentire ai figli del popolo di essere liberi, indipendenti e difendere le ragioni del popolo. Allora cerchiamo di essere seri, cerchiamo di riconquistare la democrazia nel nostro Parlamento con ragionamenti intelligenti e non ci facciamo mettere in bocca da qualche giornalista prezzolato da banche e assicurazioni quello che dobbiamo dire in aula. La ringrazio, deputato Cirielli. Bene, allora se non ci sono altri interventi su questo, questore Fontanelli, prego. Penso, per essere abbastanza, credo, chiari rispetto a questo, nel momento in cui noi avevamo chiesto al collega Caparini di accogliere la riformulazione che avevamo fatto, la riformulazione non è un rifiuto da parte nostra
del ragionamento sulla armonizzazione rispetto agli standard europei. Su questo si può lavorare e si deve lavorare, ma siccome gli ordini del giorno rappresentano per noi un impegno concreto e immediato, noi possiamo dire che alle verifiche finora fatte gli standard europei sono molto più onerosi e costosi dei nostri, se mettiamo insieme la indennità con il costo dei servizi.